Buongiorno a tutti, ciao. Allora, sono sempre io, Vanessa, e oggi volevo parlarvi di un altro concetto un po' spinoso per me, che è il concetto di ahimsa. Ahimsa è uno dei concetti di Yama, quindi alla base della filosofia dello yoga, della Ashtanga yoga, quindi degli 8 step per evolversi, per evolvere verso l'illuminazione, la liberazione. L'illuminazione mi sembra veramente eccessivo, ma diciamo verso la liberazione. Ora, Ahimsa viene spesso tradotto come non violenza. In realtà è non nuocere, e pensate che è la base, era la base della filosofia della non violenza, del non nuocere di Gandhi. Ora, diciamo che a volte mi ritrovo a scontrarmi con dei pensieri abbastanza ipocriti, perché a volte si pensa che la non violenza si limiti a non mangiare carne, a non staccare il fiorellino dal prato, a non dare uno schiaffo a qualcuno. Va bene, ok? Effettivamente questa potrebbe rientrare nella violenza. Quello che mi interessa è lavorare sul discorso della non violenza. Allora, un concetto secondo me molto importante della non violenza è il fatto di abusare degli altri. Abusare degli altri, non significa soltanto commettere atti fisici di violenza, ma anche il fatto di, pretendere dagli altri il loro tempo, la loro disponibilità. Noi, quando abbiamo a che fare con persone gentili, riteniamo di poter abusare di quella gentilezza, ma essere gentili non vuol dire ok, mi puoi fare qualsiasi cosa, vuol dire che io ti rispetto, vuol dire che con te sono gentile e che pretendo altrettanto rispetto e altrettanta gentilezza. Ricordate una cosa fondamentale: la violenza che noi subiamo la subiamo in primis da noi stessi, nel momento in cui accettiamo da altri determinati comportamenti che ci fanno sentire messi all'angolo, ok? Che possono essere di varia forma. Non vi è mai capitato di sentirvi veramente soffocare, nel vero senso della parola, proprio come se fosse un atto reale di violenza, da qualcuno che si ritiene libero di potervi vomitare addosso la sua giornata, i suoi problemi, le sue paturnie, ma anche le sue sciocchezze, che riempie il vostro silenzio di parole, 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 no? Come diceva Mina, inutili spesso, per le quali voi non avete chiesto niente, non avete chiesto, ok, fai di me ciò che vuoi, bruciami il cervello con tutte le tue chiacchiere, perché tanto io sono qui per assorbire quello. Noi non siamo i puntaspilli di altri, ok? Il nostro silenzio è importante, ci serve per recuperare. Il nostro tempo è importante, perché spesso lasciamo la possibilità agli altri di abusare di quel tempo, di appropriarsi di quel tempo. Il tempo è la maggiore ricchezza che noi abbiamo. Possiamo essere super ricchi, ma nel momento stesso in cui ci viene tolta una fetta del nostro tempo, quel tempo noi l'abbiamo perso, ok? Il tempo è quello che ci permette di sperimentare la vita qui. Più viviamo a lungo, più possiamo sperimentare. La perdita più grande è non avere la possibilità di avere tempo. E spesso noi il tempo ce lo facciamo usurpare da altri che ritengono di avere il diritto di ammorbarci con le loro parole, i fiumi di parole, quelli che non riuscite neanche ad arginare. Vi ritrovate violentati da questo getto che esce dalla bocca di qualcuno e di cui non ve ne frega assolutamente niente. Ma il fatto di che non ve ne freghi niente non vuol dire che non possiamo essere disposti ad ascoltare, ma che almeno quel discorso abbia un senso, ok? Che almeno ci sia una interazione, non che tu pensi di potermi dire la qualunque cosa inondandomi di un suono che a volte può anche essere non piacevole e riempiendomi i miei silenzi e i miei vuoti
con una quantità di parole non desiderate e non richieste. Quindi ricordatevi che l'atto di gentilezza non va preso come un atto in cui io mi metto a tua disposizione, ma è un atto che tu devi rispettare, quindi senza per forza abusarne, ok? E che noi per primi, nel momento in cui ci mettiamo nella condizione di essere gentili, dobbiamo mettere un bel freno quando ci rendiamo conto che qualcuno abusa della nostra gentilezza, anche a costo a volte di risultare freddi e diretti, perché a volte è necessario per proteggere noi stessi. Nella Bhagavad Gita noi troviamo questo passo dove Arjuna deve essere violento per evitare violenza nei confronti di se stesso e del suo popolo, perché quello è il suo ruolo. A volte nella qualità di insegnanti di yoga ci troviamo proprio nella condizione in cui qualcuno ritiene che noi siamo lì per assorbire le parole, le paturnie. No, noi non siamo psicologi. Io ammiro tanto gli psicologi che fanno questo di lavoro e assorbono, ok, tutto quello che gli viene detto. Sicuramente hanno dei modi per schermarsi da tutto questo. Ma io non sono una psicologa, voi non siete degli psicologi. Per cui, siccome questo non è il vostro ruolo, avete il diritto di non farvi violentare, ok? Di non farvi abusare, di evitare che le persone si approfittino di voi e che facciano questo atto di violenza nei vostri confronti. Quindi a volte la non violenza, leviamoci di dosso questa falsa ipocrisia, non è per forza nuocere a qualcuno non mangiando carne, non strappando un filo d'erba. È ben altro, ha un valore molto più grande. E domando a voi adesso, che cosa è per voi la violenza? In che momento vi ritenete violentati? Quando ritenete che qualcuno abusi di voi? Bene, questa è la mia domanda di oggi. Ciao a tutti, buona giornata.